Non si ferma più la tennista alcamese Annalisa Calandra. I risultati ottenuti le consentono di balzare in seconda categoria. Annalisa Calandra, 31 anni, tesserata nell'AS di tennis Franz Casteldaccia, ma alcamese a tutti gli effetti, è molto legata alla città di Alcamo, come tiene a sottolineare, grazie ai punti accumulati anche negli assoluti siciliani che si sono svolti a Taormina, ha fatto l'importante salto di categoria. Di chi sono tutti questi trofei e chi è questa atleta che vediamo qui non soltanto in primo piano ma anche nelle foto a sinistra? Annalisa Calandra, una tennista alcamese che già abbiamo avuto modo di ascoltare tramite video intervista nei mesi scorsi. Ci sono delle importanti novità che ci racconta Annalisa Calandra. Intanto vediamo alle tue spalle l'ultimo trofeo conquistato, ecco, ce lo puoi mostrare, Sì, grazie. ecco, questa coppa sono i campionati italiani di terza di doppio femminile. Ho Ecco. vinto i campionati italiani insieme alla mia carissima amica Paola Natalia Orlini. E Benissimo. qua c'è lo scudetto. All'interno, eccolo lì, uno scudetto, un tricolore, dove vediamo scritto, ecco qua, terza categoria, doppio 2016, però c'è un'altra importante novità che tu non sei più in terza categoria, ma sei passata alla seconda di categoria, giusto? Sì, dopo finalmente tanti sacrifici sono arrivate le soddisfazioni. Ho fatto da poco il torneo a Taormina, gli Assoluti Siciliani, dove lì è venuto, diciamo, il salto di categoria, battendo una 2-8 e poi una 2-7. È stato un torneo comunque molto prestigioso per me perché ha messo in atto le qualità Ha messo in luce sì, le tue qualità esatto, che ho allenato in questi mesi. e adesso quali sono gli obiettivi? Adesso ci concentriamo sul Master di terza, che è l'ultimo torneo della stagione, e poi il prossimo anno si vedrà. Annalisa ci presenta i genitori, mamma e papà, la signora, ecco, salve. Caterina Renda. Ecco, il padre. Salvatore Calandra. Sì, Dunque, avete l'orgoglio di avere una figlia campionessa, possiamo dire? noi siamo molto orgogliosi della nostra bambina, chiamiamola bambina, per una mamma è sempre bambina, però insomma anche la città di Alcamo dovrebbe essere orgogliosa di questa campionessa italiana, perché è un onore per Alcamo, invece non ne parla nessuna. E mi sembra giusto che ne dovrebbero Il parlare. Giornale Sicilia finora ha parlato, anche su Alcamondo Blog Sì, abbiamo. ma ad Alcamo niente. Allora, il padre vuole aggiungere Il qualcosa? padre è veramente commosso, non trovo neanche le parole cioè, per me va bene, quello che ha detto mia moglie va bene. Voi facevate sport anche da giovani, Ma io da lo giovane, quando ero giovane, facevo pallavolo. so. Io invece facevo karate. Sport karate. Interessante. Ecco, avete ottenuto qualche risultato? No, Poi mi sono ritirato. cose di gioventù, io ragazzo, ho 14 anni, così non abbiamo ottenuto, non siamo andati avanti poi con questo, però mia figlia ovviamente è l'orgoglio di tutta la famiglia Renda, effettivamente, tutti quelli che la conoscono. Poi quest'anno ha avuto moltissimi risultati, oddio, andare a vincere un campionato italiano non è da poco. Sì, il padre voleva aggiungere qualcosa, ecco, suo marito. Va bene, tutto a poco. Ecco, molto soddisfatto. Condivide quello che dico Sì, io. no, certo. Comunque, torno sempre a dire che è giusto che la città di Alcamo dovrebbe parlare di questa campionessa, la nostra Annalisa Calandra. Detto tutto. Genitori allora orgogliosissimi di Annalisa. Sì, sono troppo orgogliosi. E sono contenta che loro mi seguono e che sono orgogliosi di me. Soprattutto mio padre, che è abbastanza timido, ma è molto orgoglioso. Benissimo, bocca al lupo ancora. Grazie.